Nel prossimo video, al minuto 3.30, ci sono un paio di brutti errori concettuali. Naturalmente li ho commessi per vedere se gli studenti se ne accorgono. Mentre l'asta cade, si genera al suo interno questo campo elettromotore indotto che va da destra verso sinistra, qui colorato con le frecce verdi, e questo è giusto. Quello che è sbagliato è che io ho confuso le proprietà di questo campo elettromotore indotto con le proprietà dei campi elettrostatici. Cioè ho immaginato che siccome questo campo elettromotore va da destra a sinistra, allora a questo campo fosse associato un potenziale elettrostatico che va anche lui da destra a sinistra, cioè che è maggiore in C e è minore in D, e che scende lungo l'asta in questo modo, più alto in C, più basso in D. Questo in realtà è sbagliato perché non si può associare nessun potenziale elettrostatico al campo elettromotore, in quanto il campo elettromotore è un campo non conservativo, cioè un campo rotazionale, e ha proprietà completamente diverse da quelle dei campi elettrostatici, che sono gli unici per i quali si può introdurre il concetto di potenziale elettrostatico. Infatti, come sappiamo, il campo elettromotore non è generato dalle cariche elettriche, ma è generato dalle variazioni del flusso magnetico. Invece il campo elettrostatico è generato dalle cariche elettriche. Nell'asta che cade non si genera nessun campo elettrostatico, perché le cariche elettriche non si accumulano all'estremità dell'asta. Non lo fanno perché questo circuito rettangolare è chiuso, cioè non è interrotto in nessun punto, e quindi la corrente può scorrere in senso orario lungo tutto il circuito. Corrente che è spinta dal campo elettromotore indotto. Il campo elettrostatico nascerebbe nell'asta soltanto nel caso in cui l'asta non facesse contatto alle estremità C e D sui binari. Per esempio, se le estremità dell'asta fossero ricoperte da un nastro isolante. In questo caso il circuito sarebbe interrotto nei punti C e D, e quindi questo campo elettromotore di colore verde spingerebbe le cariche convenzionalmente positive da destra a sinistra, facendo accumulare in D delle cariche positive e in C lasciando un accumulo di carica negativa. Allora in questo caso questi accumuli di carica positiva e negativa genererebbero un campo elettrostatico rivolto da sinistra a destra che va da D a C, cioè dalla carica positiva alla carica negativa. Questo perché i campi elettrostatici sono generati dalle cariche elettriche, quindi da questi accumuli di carica. Tra l'altro, come abbiamo dimostrato in alcuni video precedenti, questo campo elettrostatico avrebbe la stessa intensità del campo elettromotore indotto, ma il verso opposto, da sinistra a destra, mentre il campo elettromotore è da destra a sinistra. Al campo elettrostatico si può associare il potenziale elettrostatico. Siccome questo campo va da sinistra a destra, il potenziale elettrostatico scende da sinistra a destra lungo l'asta. In conclusione, gli errori che ho commesso sono due. Il primo è che c'è soltanto il campo elettromotore indotto nell'asta e non c'è nessun campo elettrostatico, in quanto il circuito non è interrotto e non si creano questi accumuli di carica all'estremità dell'asta D e C. Il secondo errore è che se anche si creassero questi accumuli di carica, nel caso in cui il circuito fosse interrotto in D e in C, allora si creerebbe il campo elettrostatico che però va da sinistra a destra, quindi il potenziale scenderebbe da sinistra a destra, e non il contrario come ho detto io nel video successivo. Infatti l'errore che ho commesso io è di aver attribuito al campo elettromotore indotto le proprietà dei campi elettrostatici. Cioè, vedendo un campo elettromotore che va da destra a sinistra, ho pensato, sbagliando, che fosse associato a un potenziale più alto in C e più basso in D. Ma il campo elettromotore indotto non può essere associato a nessun potenziale perché non è un campo conservativo e non è generato da accumuli di carica elettrica, ma al contrario è generato da variazioni del flusso magnetico.